Eco SRL, incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalci e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente. Amici all'ascolto, eccoci dunque puntuale come al solito, prendendo veramente all'attenzione, dando all'attenzione alla città di Patti tutte le varie problematiche che si susseguono. E l'ultimo, è il caso di dirlo, che sta esplodendo in maniera veramente forte, ecco il perché bisogna attenzionarlo, è il problema, io ho detto, desertificazione del centro della città di Patti. Ad alcuni non è piaciuto questo termine, però dà l'importanza veramente che il problema è grosso. A tal proposito abbiamo in studio l'opposizione, l'assessore, quindi evidentemente proprio per cercare di risolverlo, cercare di dare quell'input per risolvere il tutto. La prima volta abbiamo portato in studio persone completamente apartitiche, però interessate, vedi, il rappresentante dei commercianti, poi c'era lo storico Nino Loiacol e quindi un vecchio personaggio della politica pattese, ossia Franco Pittari. Oggi iniziamo con la parte politica per cercare di risolvere questa problematica. Iniziamo con, diamo la parola alla Natalia Cimino, alle donne diamo la precedenza, quindi Natalia, prego. Allora, io purtroppo mi rendo conto che in centro abitato, diciamo, non in centro storico, le due piazze principali dove io sono cresciuta, Piazza Liberty, Piazza Marconi, effettivamente negli ultimi anni le vedo soprattutto in certi orari, e mi riferisco in particolare al pomeriggio, poco frequentate. Mi dispiace, mi auguro che si possa tornare a come facevamo noi giovani quando vivevamo 4-5 mesi, soprattutto nel periodo invernale, in queste piazze, e dopo ci trasferivamo sul lungomare di Patti Marina, che poi giustamente si discutevamo che non è Patti Marina ma Marina di Patti, perché per me si tratta sempre del mio paese Patti, quindi non di due parti totalmente separate. Le difficoltà sono notevoli, certo l'auspicio e l'augurio sia quello di ritornare, mi ripeto, a vivere 5 mesi e 5 mesi, ma penso che sia anche bello, perché io ricordo che finiva la scuola e c'era proprio la migrazione in questi nuovi posti, e quindi probabilmente ci annoiavamo anche meno, perché dopo un paio di mesi ci trasferivamo. Ho sentito nell'intervista precedente, ho apprezzato molto l'intervento del professore Pittari. Il professore Pittari evidenzia un fatto negativo che dovremmo superare, cioè il confronto, che purtroppo manca, e io oggi sono strafelice di essere qua con Achille, perché è importante confrontarci, discutere, perché dalle discussioni e anche dalle opinioni diverse nascono delle idee che possono essere positive. Certo, voglio soltanto, e non è una polemica, non mi appartiene mai generalizzare, probabilmente qualcuno lo fa. Non mi va di pensare che le responsabilità vanno imputate per questa desertificazione, per questa diminuzione di frequentazioni nel centro abitato del nostro paese, a delle categorie ben precise, e mi riferisco ai commercianti, per me è impensabile, non mi appartiene generalizzare. Le responsabilità sono forse un po' di tutti. Perfetto, Filippo, dopo questa attenta analisi fatta da... Chiaramente dovremmo un attimino poi... Certo, mi limito, e poi sì, magari certo. Quelli potrebbero essere, no, rimedi e ecco, le da adottare. Per le proposte, diciamo, che già sono state avanzate dai commercianti, nella persona... Ecco. Io penso che la prima cosa da fare sarebbe veramente un confronto serrato con i commercianti di questo centro, certo. Cercare di capire secondo loro quali potrebbero essere dei piccoli correttivi da adottare, e quindi il confronto di cui parlava il professore Pittari è fondamentale, certo. Incontrarci e magari istituire, perché no, un incontro ogni tanto con questi commercianti e cercare di capire quali sono le esigenze e cosa ravvisano loro, perché alla fine noi la viviamo poco, probabilmente certo. Loro, sono, essendo sempre il logo, si rendono conto un po' più facilmente quali potrebbero essere anche il sistema da adottare. Io poi ho sentito, certo. Non mi fermo qua, innanzitutto, le proposte ne parleremo dopo.
Diciamo, è sempre un po' difficile parlare dopo Natale perché sappiamo che ci mette parecchia passione, soprattutto lo abbiamo visto, adesso è un po' fuori tema, però l'abbiamo visto nell'organizzazione del percorso della Regina dell'Asia nel centro storico, Bisogna dove lei dargliene era stata, atto, diciamo, beh, un compagno. attrice principale nell'organizzazione di questa manifestazione, e questo ed è ben riuscita anche grazie al fatto che abbiamo avuto un ottimo apporto e appoggio anche da parte dell'assessore Achille Io devo fare una Fornaro. precisazione. Quindi. Protagonista principale, ti ringrazio, però è chiaro che tutto quello è stato Certo, ma vabbè. fattibile per una Infatti. collaborazione attiva con un E altro grazie protagonista anche fondamentale che è stato Achille Fortunato. all'assessore e Chiaramente è un tutti po' coloro i quali tutti che sono hanno impegnati, le partecipato, associazioni, certo. le scuole e quant'altro. Ebbene. Diciamo che a differenza di quanto si possa pensare, noi che facciamo? Tra virgolette politica, o almeno pensiamo di farla in quanto anche rappresentanti dei cittadini insieme al Consiglio Comunale, noi ci accorgiamo del dibattito che nasce sui social, del dibattito che c'è stato qui in questa redazione la settimana scorsa, credo, dove c'erano illustri ospiti. Mi riferisco al professore Pitteri, che è stato assessore anche al turismo. E ricordo durante l'assessorato di Pittari la partecipazione dei patti alla BIT di Milano, e Perfetto. proprio da allora che non si partecipa più. E su questo, ecco, potrei anche diciamo, chiedere all'assessore Fortunato del perché non si partecipa più e se ha pensato di farlo. Ma questo è un Certo. altro. Ma Cercando di sicuramente entrare si proprio parla anche di rilancio in quel nell'argomento. caso. Si parla Ecco. di rilancio in quel caso. Abbiamo sentito quelle che erano le proposte Ecco. di Costantino Amato, In in rappresentanza dei rappresentanza dei commercianti. commercianti, dove si parlava di isole pedonali. Allora, io posso dire, come consigliere comunale, come rappresentante del mio gruppo consiliare all'interno del Consiglio Comunale, non sono nuovo, e posso dire che è dal 2006 che facciamo proposte concrete per il rilancio, perché infatti la desertificazione, se c'è e se sta avvenendo, non è che avviene negli ultimi mesi, già da diversi anni Perfetto. diciamo che c'è una differenziazione di imprenditori e di tipologia del commercio. Diciamo, noi abbiamo un tipo di commercio che si sta sviluppando sul lungomare e un altro tipo di commercio che si sta sviluppando nel centro storico, cioè è inutile negare che a qualche attività sta nascendo. Non possiamo legare la desertificazione del centro cittadino alla chiusura di qualche locale che magari chiude per motivi Ma personali, dove certo, non voglio chiaro. entrare naturalmente. Però è chiaro che per invogliare gli imprenditori ad investire nel centro storico, l'amministrazione, quindi l'organo deputato, deve creare i presupposti affinché io, imprenditore, Perfetto. vado ad investire in una bella camera, in una bella stanza, quindi avere un miglior arredo. Questa potrebbe essere già una Perfetto. soluzione. Non si fa un restyling delle due piazze da diverso tempo, Perfetto. a parte, come ho letto ultimamente, alcuni lampioni che sono stati cambiati. Mi Vabbè. permetta semplicemente di Sì, dire le prego. tre soluzioni, perché noi come gruppo consigliere le abbiamo avanzate. Io, ad esempio, penso di avere non la ricetta, perché la bacchetta magica non ce n'ho, però una ricetta fatta di tre ingredienti fondamentali che possano rilanciare il centro storico, per quanto mi riguarda c'è. E la dico in tre semplici parole, tre semplici Perfetto, diciamoli. proposte. Una è quella di fare immediatamente, qui lo dico all'assessore Fortunato, e noi siamo disponibili a collaborare, fare immediatamente un nuovo studio della viabilità cittadina che possa nuovamente creare patti, la Piazza Marconi, farlo tornare ad essere crocevia dal punto di vista urbanistico e di snodo per tutto il resto del territorio. Quindi Perfetto. invogliare chi è da Patti Marina sale nella Piazza Marconi e così via dicendo. Il trasferimento del mercato settimanale, perché è Sono una cosa due, importante, certo. e poi potremmo entrare nel merito, perché abbiamo fatto degli studi approfonditi e si sono state spese anche delle risorse da questo punto di vista sullo studio di fattibilità di trasferire il mercato settimanale, tra l'altro nel programma anche dell'amministrazione Certo. attuale. E poi, non ultimo, perché lo dico come terzo punto, ma secondo me è anche forse il punto più importante, è una riorganizzazione logistica degli uffici comunali. Io, amministrazione, oggi sono rientrata in possesso del Palazzo della Regione Turismo in Piazza Marconi, e sappiamo in che condizioni si trova. Oggi c'è stato un articolo di stampa. Abbiamo il San Francesco che è nelle nostre disponibilità. Abbiamo una serie di stabili che possiamo valorizzare, quindi una migliore dislocazione degli uffici comunali. Io investo e porto quegli uffici comunali che hanno un'utenza maggiore vicino a dove ci sono le attività.
io apro un bar, io apro un ristorante se c'è utenza che viene a prendere il servizio. Perfetto. Noi diciamo che parte è città dei servizi, ne offerro, sì, però a oggi i cittadini limitrofi vengono, si prendono il servizio, se ne vanno e non ci lasciano niente. Okay. Quindi una ricetta a 3 ingredienti. Mercato settimanale, riportarlo nel centro cittadino, nella via Mazzini e parte di piazza Marconi, come era stato detto. La riorganizzazione degli uffici comunali, quindi della dislocazione logistica degli uffici comunali, comprendendo anche il centro storico, e uno studio del piano di viabilità. Una semplice cosa, non voglio creare adesso un altro allarme. Noi sappiamo benissimo che la settimana scorsa è stata inaugurata quella parte della Patti Taormina con lo svincolo a Colla. Se oggi noi pensiamo che i cittadini di San Piero Patti, Librizzi, tedeschi della Germania che quest'estate scenderanno qua, quando andranno a San Giorgio a Patimena a mare, appena capiranno che c'è sta strada, forse non passeranno più neanche la piazza Marconi. Dunque, fare un piano della viabilità che faccia tornare piazza Marconi, crocevia e punto di snodo per tutto il resto della città. Ed ecco adesso l'assessore. Buonasera innanzitutto e grazie al Omnia News che ci dà l'opportunità di dire la nostra. Buonasera ai nostri concittadini. Mi riallaccio subito a quello che diceva la consigliera Cimino Natalia. Il confronto è sempre buono. Io mi scuso per la volta scorsa, Carmelo, ma c'è stato un fraintendimento. Io avevo degli impegni e non potevo venire. Tu sai che non ho detto io niente. Amo quando tu mi chiami, vengo sempre perché il confronto è importantissimo, al di là di quello che poi si riesce a fare, ma solo discutendo, solo ragionando, solo dicendo ognuno la nostra in modo serio, si può arrivare a qualche cosa. Il centro storico, ahimè, io vorrei fare un discorso un po' anche sociale, probabilmente negli ultimi anni, negli ultimi decenni, le abitudini sono molto cambiate, soprattutto dei giovani. Perché ai tempi nostri, come diceva Natalia, eravamo portati molto a stare in strada, cioè finito lo studio, finito se ci volevamo incontrare, dovevamo uscire, eravamo obbligati o con la fidanzata, o con l'amico, o col gruppo, perché non c'erano i telefonini, perché non c'erano i computer, per un insieme di cose. Adesso questi nuovi strumenti portano i giovani a stare molto di più a casa, o quantomeno escono solo sull'appuntamento già mirato, o con la fidanzata o con gli amici. Però, quindi questo non toglie, per cui Patti Marina negli ultimi anni indubbiamente ha vissuto un nuovo risveglio, un po' dovuto a delle nuove attività che hanno aperto di giovani, che probabilmente ci hanno saputo anche fare, sicuramente perché è anche un bel posto, il nostro lungomare, io non lo chiamerei né Marina di Patti né Patti Marina, a mio avviso è il lungomare Patti, Marina, che è uno dei lungomari più belli della costa tirrenica, e non ci sono dubbi su questo, che per certi aspetti è obsoleto, sarebbe da riammodernare, ma ancora è uno dei lungomari più belli di questa costa, sicuramente. Compenso, ma io ti posso dire che anche nello Ionio, lungomari è corredata da una spiaggia veramente stupenda. Per cui le condizioni, voglio dire, di Marina, probabilmente una bella passeggiata a Patti Marina a vista mare è più bello che passeggiare a Patti, obiettivamente, al di là delle attività. L'amministrazione, le problematiche che ha portato, ha illustrato, sicuramente ha a cuore tutto il paese e cerca di portare avanti nel bene e nel male tutto il paese con le difficoltà che ci sono, ci mancherebbe, tant'è che voglio dire delle attività anche nella nostra parte centrale del territorio, qualcuno ha chiuso ma qualcuno ha aperto, per grazia di Dio. A San Nicola negli ultimi anni ha aperto una panineria e un bar che era chiuso, in via Cesare Battisti, nella salita che porta alla comunale, ha aperto un'altra attività, probabilmente in via Roma a breve aprirà un B&B, quindi voglio dire non è così addormentato come si pensa. Le due piazze principali, ahimè, il Liberty perché è chiuso, un locale storico ha chiuso e probabilmente quello ha nuociuto. Di giorno, devo dire, tra gli uffici comunali, tra l'Agenzia delle Entrate, adesso come sapete abbiamo fatto lo sforzo dell'Agenzia delle Entrate perché economicamente abbiamo dovuto fare uno sforzo, ma abbiamo ospitato subito l'Agenzia delle Entrate anche perché si correva il rischio di perderla ed non era bene sia per la desertificazione come dici tu, ma soprattutto perché sono importanti uffici, anche nell'era telematica c'è molta gente che ha bisogno. Però il tema importante adesso è quello delle proposte. Stavo dicendo probabilmente daremo ospitalità anche all'INPS, e mi riaggancio a quello che diceva
Filippo Tripoli della riorganizzazione degli uffici e quindi dovremo liberare alcune stanze nel comune di Piazza Sciacca per darle all'INPS. Probabilmente l'ufficio turistico lo sposteremo in Piazza Marconi, dove c'è l'ufficio regionale turistico, il palazzo è di nostra proprietà, certo. Come tutti sapete, ci sarebbe da fare un'opera di restyling, probabilmente i fondi oggi non ce lo consentono, ma io lo dicevo da consigliere, l'ufficio turistico del comune è importante che sia là per certo. Tanti motivi. E quindi questa è un'altra cosa che a breve cercheremo di fare. Sul fatto del restyling delle due piazze o di studiare l'isola pedonale, figurati, si sfonda una porta aperta con l'amministrazione e con me in modo particolare. Qualche anno fa si era provata a fare una parte di isola pedonale, però non aveva riscosso successo né nei cittadini, probabilmente non era il posto adattissimo, né da parte dei commercianti, ed era largo dei Normanni, se non ricordo male. Sì. Evidentemente era forse troppo nascosto, troppo, non ha destato grande fortuna. Il chiudere Piazza Marconi potrebbe essere una bella idea, io lo dico da tanti anni, comporterà in un primo momento come tutti i cambiamenti, perché non pensiamo che se noi facciamo diventare Piazza Marconi isola pedonale dalla sera alla mattina saranno tutti contenti, perché ci saranno certo, comunque le lamentele, ma io dico comunque che si deve fare. Poi si sbaglia, si indovina, si corregge il tiro, l'importante è tentare di fare, anche in momenti di vacche magre si fa con parsimonia, ma il ritorno del mercato. Il ritorno del mercato è una cosa che, come ha anticipato Tripoli, noi ce l'abbiamo anche nel nostro programma. Devo dire, stiamo perdendo un po' di tempo, perché vorremmo, prima di trasferire, non basta trasferire un mercato, bisogna riqualificarlo, ahimè, perché spostare il mercato come oggi, cioè, significherebbe sforzarsi a massimo. Lo sforzo che si sta facendo è cercare di riqualificare il mercato, cioè rifarlo diventare ambito di nuovo, perché Patti da parecchi decenni è uscito dalla piazza dei mercati, diciamo, di una certa importanza, tra virgolette. Per cui prima di spostarlo in piazza non basta spostare il mercato, ma bisogna, ripeto, un attimino riqualificarlo, cercare di portare anche un po' di artigianato, cercare di migliorare un po' il livello degli espositori. Se mi permette, sull'ultima cosa, aspetta, poi ritorniamo, viabilità. Ecco, l'altra problematica. Viabilità, sì, si può studiare, si può sempre migliorare. Perché veramente adesso che c'è con l'apertura, come ricordava Rivoli, della nuova viabilità della superstrada, il centro viene completamente tagliato. Ci si può pensare sicuramente. Io sull'ultima parte riguardante il mercato, se mi permette semplicemente un inciso sulla questione del mercato. Da premettere che inizialmente, Achille ricorderà bene, è stato consigliere comunale, dunque ricorderà bene che inizialmente la proposta dell'attuale amministrazione, perché era attuale anche l'anno scorso, perché è un proseguo dell'amministrazione Aquino, era quella di spostare il mercato settimanale all'interno del GP Faranda, e lo ricorderanno tutti. E che non è che era una bella novità, la gente deve sapere che la proposta dell'amministrazione Aquino era quella di portare il mercato settimanale dentro il GP Faranda. Io oggi invito l'assessore Achille Fortunato, che anche allo sport, a farsi un giro dentro il GP Faranda, ma forse potremo fare un'altra puntata su questo. Ma lasciando perdere questo, è vero quello che dice Achille, bisogna naturalmente rivedere il mercato, e noi abbiamo, dicevo prima, speso già delle risorse, perché abbiamo fatto il nuovo regolamento, abbiamo già stabilito nel nuovo regolamento la mappa di dove devono essere messe le bancarelle. Questo bisogna sapere, la città deve saperlo, sono state investite delle risorse umane, anche risorse economiche, presumo, perché se dei dirigenti a livello comunale si sono spesi per fare questo regolamento, sicuramente hanno tolto tempo ad altri, quindi anche risorse economiche, io la penso così. Addirittura prevedendo due giornate di mercato, senza creare concorrenza sleale, tutti gli interrogativi ci siamo posti, cioè noi vediamo un mercato il mercoledì per un settore merceologico che riguarda il rurale, frutta, verdura, sta roba qua, quindi che va a incrementare anche quello che è già il mercato del contadino, che si sta svolgendo grazie alla signora Faustini, bisogna dargliene atto con tanta costanza, e lo ha ottenuto e sta prendendo decisamente piede, quindi non crea la concorrenza sleale. E poi il sabato il mercato settimanale dislocato, lei lo ricorderà bene, lo dicevo oggi a Natalia. Voi ricordate il mercato nella via Mazzini? Tra l'altro c'è una dichiarazione del sindaco, che è anche assessore al commercio, non ricordo adesso su quale giornale, ma c'è la dichiarazione, e lui, Mauro, lo sa bene, dove dichiara che spostare il mercato
non è più un problema nemmeno dal punto di vista delle viabilità, perché il tipo di viabilità che noi vorremmo ottenere per il mercato lo si è già sperimentato per la festa della Santa Patrona. A tal proposito, una bella festa che da diversi anni si fa, negli ultimi 2 anni soprattutto, sta venendo veramente fuori una bella festa grazie ad un comitato quest'anno che si è ripresentato e si è anche incrementato. Perfetto. E dobbiamo dire grazie al comitato. Una breve cosa sulla questione dei commercianti, diceva Natalia. Noi dobbiamo lodare i commercianti che ancora stanno in piazza, considerato non che dobbiamo dire che c'è scarsa professionalità. Perfetto. Qualcuno l'ha detto, ripeto. Noi dobbiamo lodarli perché dal punto di vista istituzionale siamo stati e siamo tutti un po' assenti, anche l'opposizione, che forse oggi sta creando un nuovo capitolo, perché cerchiamo continuamente collaborazione. Achille lo può dire, Natalia ne è un esempio con l'ultima manifestazione che si sono organizzate. Perfetto, ecco, mi sembra. Ma infatti, Natalia, secondo me è un incentivo, un altro motivo per cercare di spostare anche più gente in questo centro abitato. Io mi riferisco non solo al centro storico, ma in questo momento io, la mia attenzione si è spostata sulle due piazze di cui facevo riferimento. Che sono il cuore della città. Almeno erano, e mi auguro che tornino al cuore della città. A tal proposito, probabilmente tentare di organizzare anche delle manifestazioni che possano portare gente, probabilmente sono esperimenti, ma dobbiamo tentare di farli, perché potrebbe essere, forse portare 10 persone, io non ho la presunzione di dire che riescono a spostare masse enormi, però tentare, sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto e abbiamo notato quella collaborazione anche tra opposizione e maggioranza, perché io, è stata un'esperienza veramente bella, stancante, ma bella, emozionante, che ho fatto con l'assessore e l'amico soprattutto Achille Fortunato. Cioè, alla fine io mi sono accorta che il signore del bar accanto veniva a ringraziarci costantemente, perché per 2 giorni, 3 giorni, perfetto, probabilmente ha avuto la possibilità di lavorare. E allora come possiamo aiutarli? Io non sono una che ha la bacchetta magica, che pensa che con grandi sistemi non abbiamo le risorse, non abbiamo tante cose. Allora cerchiamo probabilmente di creare queste manifestazioni, questi eventi, che possono un attimino, anche in qualche giorno, non dico sempre, spostare la gente. Poi, per quanto riguarda le due piazze, allora sono d'accordo con Achille che io tenterei anche di chiudere la piazza Marconi, però per ridare probabilmente la funzione di agorà che aveva una volta, perché io quando passo e vedo probabilmente gli anziani che non possono più neanche passeggiare, perché c'è il rischio della macchina che esce, quindi una parte chiusa io la farei. Un'altra soluzione che secondo me potremmo valutare tutti assieme, anche in ragione di tutte le critiche che sono state mosse, che come diceva poco fa il consigliere Filippo, relativi alla galleria che c'è sotto, magari pensare di chiuderla a vetri, che diventa anche un luogo dove gli anziani d'inverno si possono anche fermare in situazioni un po' precarie, i portici. No, perché ho sentito dire, abbiamo visto delle immagini, infatti anche noi avevamo fatto delle immagini tempo fa. Ma io sono dell'idea che magari anche fermarci tra di noi e cercare di trovare queste soluzioni. Cosa diversa è Piazza Liberty, dove io dico che la chiusura del Liberty, che è stato realmente il locale storico dove tutti andavamo, un po' quello che oggi svolge, la funzione che svolge il Papilla a Patti Marina, il Tezzamore ed altri locali che chiaramente attraggono i giovani. Mi auguro che si possa trovare altri giovani come quelli che ci sono a Patti Marina, che possono veramente investire nel Liberty e ricreare quel centro. Ma io andrei oltre. Perché oltre al locale, che sicuramente è fondamentale la gestione del locale storico di Patti, la piazza, quella piazza che c'è là, è una piazza che io cambierei. E probabilmente anche qua non è una provocazione, non ci servono grandi architetti perché non abbiamo risorse. Allora perché non pensiamo di collaborare con le scuole e chiedere alle scuole di fare dei progetti, dei giovani che possano pensare di allestire e di sistemare in maniera diversa quella piazza? Io la fontana, per quanto sono una tradizionalista, per quanto io penso che un minimo del passato debba rimanere, ma ormai è obsoleta, ma ormai è impensabile lasciarla in quel modo. Allora cerchiamo di coinvolgere i giovani con le idee, le scuole. La piramide che c'è là è un'altra cosa che io toglierei. Allora, se noi abbiamo le ceramiche, il nostro un paese, le ceramiche, io sono forse fissata, ma fare è il salotto del mio paese, anche creare delle panchine con le mattonelle colorate, delle ceramiche ruggine, delle ceramiche. Allora facciamolo, creiamolo un po' più carino. La novità potrebbe stimolare tanti a venire
anche solo a vederlo. Al momento ci stiamo dimenticando di dare spazio, risalto, a quella che è quella gran miniera che riguarda il parco cosiddetto Robinson, che poi abusivamente si chiama, diciamo, Robinson, che da questo punto di vista è comunale. Adesso... ecco, si era fatto ultimamente io un volevo solo parlare. Finire di dire che sul mercato sono favorevolissima. Perfetto. Io penso, ragione anche delle mie esperienze, quando andavo a Roma, e Achille questo ne è, lo sa, cioè una va là a Campo dei Fiori, c'è, certo, ma pullula, c'è vita, è bello, allora proviamoci, facciamo abbiamo... un giorno l'artigianato. Achille, hai ragione, cioè probabilmente in questo momento dobbiamo cercare di migliorare la qualità del mercato, ma se noi spostiamo la location, forse già anche una location diverso potrebbe... Dico, lavorarci un attimo, non basta secondo me spostarlo fisicamente. Ma è, riuscirà a ridare tutto pronto, cioè, sai, no, no, ma io parlo da selezione voi avete burocraticamente, voglio dire, ma non a caso voi, non a caso voi avete nel programma proprio il trasferimento del mercato settimanale, perché è tutto pronto, è semplicemente una volontà politica. Hai detto una cosa bene prima: a volte il cambiamento inizialmente può creare un po' di disagio, ma il cambiamento in una situazione di stallo totale. Cioè, una cosa, anche adesso in occasione del bilancio, tutto bello quello che possiamo dire, ma ci sono cose di risultato a tempo zero. In occasione del bilancio, anche prevedere un'area di svago per i bambini in Piazza Liberty o nella villetta del canapè, non c'è. Il Lions aveva messo un parco giochi, non so che fine ha fatto, prima a patti le mettono le cose, tagliano i nastri e poi non si sa che fine fanno gli scivoli. E poi un'altra cosa, cosa incentiva il privato, assessore, a investire nuovamente nel centro? Una calendarizzazione a macchia, questa volta di leopardo, sul territorio delle manifestazioni estive. Noi dobbiamo cercare di concentrare le manifestazioni su tutto il territorio, valutando la parte storica, valutando il centro cittadino e valutando anche Patti Marina. Certo. Ci sono aree sicuramente che hanno bisogno maggiormente rispetto a Patti Marina in questo momento delle risorse comunali, delle risorse pubbliche. Perfetto. Per farle ripartire, perché altrimenti, certo, desertificare quella zona basterà pochissimo. Perfetto, quindi adesso con l'assessore si era partiti alla grande con, per quanto riguarda il parco Robinson, o meglio parco comunale. Ecco, bravo, parco comunale, un tratto ci si è fermati o no? No, il parco, ahimè, per alcuni problemi burocratici è stato consegnato da pochi giorni. È stato consegnato, voi sapete un po' tutti, la cooperativa Raggio di Sole, il cui presidente è la signora Tinuccia Donzì, una persona molto, molto capace, molto, molto in gamba. Non ci sono dubbi. Per cui io confido molto che possa dare anche quello, potrebbe essere un impulso a rivitalizzare un po'. Perché a quello che diceva Natalia, un parco, creare manifestazione ed altro in centro città, credo che sia una cosa buona, non è da tutti. E quindi quel parco attrezzato, siccome un privato poi deve comunque fare utili, deve comunque portarla a regime, una cosa, potrebbe essere anche quella una piccola chiave di lettura per trovare delle soluzioni. Una cosa che sicuramente penalizza le due piazze, ce lo dobbiamo dire, io lo dico da anni, è il rifornimento, perché anche nella scelta di chiudere la strada diventa difficile, ahimè. Poi è un rifornimento di dimensioni anni 50, che è quasi da autogrill d'autostrada, cioè, là, su questa cosa Costantino Amato ha detto qualcosa, un confronto serio, opposizione e maggioranza, per vedere se ci potrebbe essere una soluzione, non lo so, io penso da amministratore si potrebbe proporre di far costruire là alla AGIP, non lo so, in cambio si potrebbe vedere, quello potrebbe essere una chiave di lettura. Certo. Per quanto riguarda i commercianti, a me non piace mai dare addosso a nessuno, anche perché 10 attività che aprono in una città, in un paese, in una via, 5 andranno benissimo, 3 sopravvivono e 2 probabilmente chiudono, ma questa è la legge dei numeri. Negli ultimi 2 anni a Patti, in via Trieste, hanno aperto 2 ristoranti e funzionano tutte e 2 alla grande, quindi evidentemente anche l'abilità del commerciante, eccetera, ma lungi da me a fare... Per questo non si generalizza, sono d'accordo. Noi discutiamo, stiamo parlando e stiamo soprattutto le idee per risolvere il problema. Prego. 2 contro 1, io devo avere il doppio del... se no il gioco non vale. Scherzo. Per quanto riguarda le manifestazioni, dico, dobbiamo sempre, ahimè, devo sempre, soprattutto io da amministratore, confrontarmi con le somme a disposizione. Apro e chiudo parentesi. L'anno scorso, credetemi, io
mi sono insediato il 20 giugno e ho dovuto affrontare una stagione estiva, diciamo, senza bilancio. E oggi essere senza bilancio, essere in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria, significa praticamente essere quasi paralizzati, anche se hai pochi fondi, certo. Anche quei pochi diventa difficile impegnarli. E nell'individuare le zone, credetemi, io sono stato più attento possibile. Abbiamo fatto diverse serate nel centro storico, sia in Piazza Municipio, abbiamo lanciato San Biagio dove non si era mai fatto niente, una tappa dell'Indigeno Festival, ecco, è stata fatta a San Biagio, e c'è stata al solito la Notte della Cultura proposta dall'Officina delle Idee con il nostro aiuto e la nostra collaborazione e anche di altre associazioni, è stata una serata riuscitissima. Abbiamo fatto rivisitare il campanile della cattedrale, che non si saliva nel campanile forse da 40 anni, e abbiamo fatto una serata in cattedrale di musica, cioè, voglio dire, nei limiti del possibile, esatto, io per me la tua... pianifico, è perfetto. Normale che se devo individuare, poi però, se c'è momento... l'operatore che certo. Mi dice no, io questa cosa la voglio organizzare a Patti Marina, io non lo posso obbligare, a meno che non è una cosa che fa il comune, ma quando la fanno i privati, posso obbligare fino a un certo punto. Perfetto, però cercando di essere, come si suol dire, di non fare solo chiacchiere, però cercando di andare incontro per risolvere questa situazione che sta veramente diventando adesso alquanto importante, la desertificazione, io uso sempre questa parola. Sì, non è una parola che a me piace. Ma manca a me, però ecco, che cosa possiamo dire già dall'assessore al turismo, allo sport e tutto, che cosa si può fare per cercare di riportare nuovamente queste iniziative? Quello che ci siamo detti con... dibattito, con parlando, ragionando. Ma è ottimista che ciò si può avverare? Io sono sempre ottimista, sì, perché guai a non essere ottimisti, guai a fare l'amministratore se uno non è ottimista, perché sarebbe veramente molto triste. Vediamo che ne pensano loro. Io non è che... Achille a volte ha ancora qualche strascico da consigliere di opposizione, lo capisco perché e lo ti mancava la battuta, no? No, ma è la verità, lo ha fatto negli ultimi 3 anni, giustamente da assessore quando parla di non poter operare in tutto e per tutto perché si trova in esercizio provvisorio dovrebbe chiederlo al suo sindaco e al nostro sindaco e all'attuale amministrazione perché si è in esercizio provvisorio, certo. Certamente non lo può chiedere all'opposizione. E lui sa benissimo che su questo ci siamo sempre battuti anche lui. Gestire in 12esimi comporta anche questo, la difficoltà di un assessore a programmare e quindi a fare sul territorio delle giuste manifestazioni che incentivano le persone ad aprire. Dico, spot, è facile fare l'opposizione. È facile, finalmente, ma io dico la verità, è facile fare l'opposizione in una situazione, però dobbiamo dirci per le cose. Noi no, non è facile perché non è facile perché noi vogliamo bene al paese, cerchiamo di proporre, è chiaro. Però dico è facile. Ma anche la maggioranza vuole bene al paese. Tutti vogliamo bene al paese, però come ha detto prima bene lei, signor Ferro, a un certo punto giorni Maccaruna che devono riempire la mano. I chiacchiere sono belle, però sono belle. E non dico che l'assessore Fortunato fa chiacchiere. Perché, ripeto, si trova una gestione in 12esimi, non è semplice, certo. Programmare gestendo in 12esimi, però, e torno sempre là, io faccio il consiglio comunale dal 2006 e mi creda che le proposte sono state fatte e quindi a volte perché forse sono quello un po' più irruento, avete fatto una serata, qua c'era anche il presidente, perché magari sono rimasto l'unica memoria storica all'interno del consiglio comunale e sa determinate situazioni. Perfetto. E quali sono state le proposte fatte nel tempo. Se io dico che il mercato può essere una soluzione, perché intanto non iniziare a confrontarci? Se diciamo che una riorganizzazione degli uffici a livello logistico può essere un'altra soluzione, confrontiamoci, ma portiamolo a termine questo. C'è il bilancio, spero fra un mese, perché altrimenti anche quest'anno gestiremo in 12esimi e l'assessore Fortunato si troverà in difficoltà nell'organizzare. Noi non possiamo, assessore, certo, obbligare il privato che vuole investire sul territorio a dire tu devi fare la manifestazione a Patti Marina piuttosto che a San Cosimo, piuttosto che a Moreri, perché se il privato investe, certo. Dove vuole investire io? Carta libera. Sulla questione della Libero Grassi svolta a Patti Marina ci sono state polemiche. Io personalmente ho elogiato il signor Giordano perché da 27 anni fa una manifestazione degna di nome e nessuno si poteva azzardare di mettere la merce di tutti sui nodi social, e su questo sarò disponibile a scontrarmi con tutti. La abbiamo da 27 anni, decide di farla a Patti Marina, che ben venga. Differente è le manifestazioni che partono da parte del comune, dove ci sono fondi pubblici. Allora là l'amministrazione, che è esecutivo, deve avere
sostanzialmente il coraggio di dire quest'anno investo qua, quest'anno investo là. Altrimenti se noi concentriamo tutto in un posto, ripeto, è chiaro che... Per quanto riguarda le manifestazioni, secondo me si devono spalmare su tutto il territorio. È un esempio per tutti, è l'Indigeno Festival, una bellissima iniziativa. C'è un punto del prossimo consiglio, Achille. Certo, una bella intuizione anche dell'amministrazione Aquino, perché devo dire ha sposato questa cosa da un paio d'anni. E proprio l'Indigeno Festival è itinerante, cioè si svolge a Mongiò, a Marinello, nel centro storico, proprio per dare a tutti la possibilità di conoscere. Poi è normale, qualche manifestazione in più viene organizzata a Patti Marina. In conclusione, io per questo dobbiamo in conclusione, perché poi dobbiamo passare anche alla storia di Dindari. Sono perfettamente d'accordo. Allora, però, probabilmente con i soldi pubblici, considerato che Patti Marina cammina da sola, il nostro lungomare cammina da solo perché è bello, perché è pianura, perché puoi andare in bicicletta, perché i commercianti sono stati bravissimi, perché il panorama è quello che è. Io penso che qualsiasi cosa a Patti Marina è molto più semplice che si possa riuscire, e questo lo dico anche in ragione della mia esperienza personale. Allora, forse in questo io con Achille, con il quale voi sapete mi piace collaborare, Filippo sarà sempre con me. Allora dico, attenzioniamo e facciamo qualche manifestazione in più nel centro storico e nel centro cittadino. Perfetto. Così come è successo a Natale, perché se il Natale avessimo fatto il mercato sicuramente sul lungomare sarebbe stato perfetto, sarebbe venuta tantissima gente. Eppure l'amministrazione si è impegnato nel farlo là. Battuto, no, l'ho fatto addirittura a San Nicola, dove, credetemi, bellissimo, perché ma più molto difficile, più difficile logisticamente, più difficile. Molto più, allora, però questo, con grande piacere. Ma la gente deve nuovamente imparare a rivivere quelle zone, quindi ci vuole costanza nell'organizzare là, anche se non riesce la prima volta. E noi ci proveremo nuovamente, tentando di organizzare altre manifestazioni e altri eventi in queste zone un po' più che vivono. Passiamo all'altra problematica che portava proprio Filippo Trimoli, e in sintesi, a chiaramente... Scusa, volevo fare un passaggio che aveva fatto Filippo, lo volevo rimarcare, sulla festa di Santa Febbronia. Anche lì c'è un impegno notevole del comitato, dell'amministrazione. Quest'anno la vogliono addirittura allungare quasi a una settimana con una serie di iniziative che non voglio anticipare, perché è giusto che lo facciano loro. Tal proposito, la prossima settimana dovremmo dare ampio spazio. C'è un grande sforzo anche in tal senso, e voglio dire, per me Patti Marina e Patti sono la stessa cosa. La stessa cosa. Passiamo a Tindari. Qual è questa problematica che sta sorgendo a Tindari? Ma qui, più che una problematica, spero si sia trattato di un disguido o di un effetto dovuto alla scarsa comunicazione. In questo caso non abbiamo tanto collaborato, ahimè, devo dirlo, ad Achille, perché voi sapete benissimo che, e noi principalmente come consiglieri lo sappiamo, circa un mesetto fa abbiamo ricevuto una PEC, una mail da parte di alcuni commercianti di Tindari, di alcuni tour operator, dove si lamentavano della scelta dell'amministrazione di porre in essere queste tariffe in riferimento ai pullman che adesso nel periodo estivo sosteranno sulla via Monsignor Pullano. Perfetto. E quindi per portare i fedeli, i turisti al teatro e i fedeli al santuario. E su questa cosa è stato fatto un punto in consiglio comunale, e era stato chiesto all'amministrazione di dar seguito a quelle che erano le richieste di questi operatori, di questi commercianti, e quindi vedere un attimino di calare al minimo queste tariffe. E in quella sede, dobbiamo dirlo, l'assessore aveva preso un impegno con l'opposizione che ci avrebbe coinvolto, perché io quando parlo di coinvolgere l'opposizione e il Consiglio Comunale, per me è come se coinvolgi la città, perché io ho questa mia convinzione, spero che deve diventare, mi auguro che diventi la convinzione di tutti i consiglieri comunali. Noi rappresentiamo i cittadini di Patti, ci hanno votato, per 5 anni ci tengono là, se poi non operiamo bene ci manderanno a casa. Ecco, quindi la problematica, legata a queste tariffe. Sembrava, da una dichiarazione sul giornale da parte del sindaco e dell'assessore, che la problematica si era risolta. Ieri leggo sui giornali che i commercianti a Tindari sono nuovamente in fermento per queste tariffe.
Parliamoci chiaro, assessore, e l'ho detto in consiglio, lo dico qua perché ci avete tolto lo streaming, quindi la gente non è che sta in tutto e per tutto quello che succede in consiglio comunale, e questo è un altro punto che toccheremo nel prossimo consiglio, perché lo streaming, avere veramente un palazzo di vetro è importante, e questa amministrazione, ahimè, sta tornando indietro, e Achille lo sa, avevate tolto lo streaming 3 anni, 4 anni fa, poi sotto campagna elettorale lo hanno rimesso. Vabbè, e adesso allora, non facciamo la risposta. Sì, ma è importante questo, perché noi come opposizione non è che siamo contro a fare un regolamento, a mettere dei parcheggi, a far pagare i pullman che vanno a Tinder, attenzione. Noi diciamo che prima di fare questo dobbiamo dare un minimo di servizio. Quando l'assessore Bonanno mi viene a dire in consiglio comunale, ma a Taormina pagano 90 euro, ma andatelo a dire ai commercianti di Tinder o ai commercianti del centro storico di Patti o a chi Patti paga le tasse e si ritrova poi quello che ha. A Taormina è vero che il pullman paga 90 euro, però l'autista si lava il pullman, sta all'ombra, ai bagni, ai servizi, a un bar. Un pullman che tu a Tinder gli chiedi di pagare 30 euro, 32 euro, 40 euro, quello che sarà, anzi 50 euro, scusate, per stare a sotto il sole in via Monsignor Pullano, non c'è un bagno, non c'è un punto di ristoro vicino in tutta la via Monsignor Pullano, perché dovrebbe andare a piedi fino al santuario, perché voi sapete che i pullman si fermano al parcheggio di lì. Dunque noi non vogliamo creare, sicuramente ci mancherebbe altro anche su questo, fare demagogia, ma non è demagogia, è la realtà dei fatti. Investiamo prima un minimo, diamo un minimo di servizi, perché lei sa benissimo che quei 50 euro li pagheranno ora quelle scolaresche o le gite, gli anziani, i turisti che verranno a Tinder, e li distribuiranno per le persone che saranno sul pullman, quindi un costo maggiore a fronte di servizio zero. Quindi prima un minimo di servizio e poi la collaborazione e il dialogo, non soltanto fra opposizione e amministrazione. Saliamo a Tinder in una delegazione, adesso abbiamo il nuovo vescovo che ci dobbiamo ripromettere di andare a trovare. E forse veramente, io sono molto cattolico e lei lo sa, perfetto, un vescovo che appena arriva si mette in prima persona per quanto riguarda la questione ospedaliera, e qua non ci sono stati deputati e non c'è stato nessuno in grado di dire le cose per come stavano. Vabbè, e adesso il 5 novembre adesso stiamo andando a chiedere voi ad un comizio. Dunque, quindi, vediamo un comizio, questa anche su questa, sulla questione, lo chiedo all'assessore Fortunato, perché io a volte ci metto troppa passione. Anche su questo abbiamo questa tematica di Tinder. Coinvolgiamo tutti gli attori principali della località turistica di Tindari. Gli attori prego principali. Prego assessore, a lei la risposta. L'importanza di Tindari per Patti e per il territorio mi pare che è fuori discussione, che poi ci portiamo dietro delle problematiche da decenni, questo lo dobbiamo dire. Certo. Per quanto riguarda il coinvolgimento degli operatori, noi abbiamo deciso di istituire i parcheggi per gli autobus perché è un fatto civile, perché si deve fare, perché speriamo che coi soldi incassati una buona parte di reinvestirli a Tinder in servizi piuttosto che in altre cose. Quindi l'invito che fu fatto in consiglio comunale di parlare con gli operatori, io già lo avevo fatto mio, io già ero stato a Tinder e avevo parlato con gli operatori, per quanto poi loro portano le loro istanze avanti, è normale. Io per ora ho tanti amici, ad esempio, che operano a Taormina. Voi non credete come si lamentano del G7, con tutto che dà a Taormina un'importanza per ora mediatica, mondiale, però porta delle problematiche, è normale, ma tutto. Io mi ricordo quando Enzo Sindone a Capo Orlando fece l'isola pedonale, lo volevano uccidere, c'è stata invece una protesta di tutti, commercianti, anziani, bambini, oggi tocca l'isola, quindi le cose si devono anche provare, e quando c'è malcontento vuol dire che si sta facendo qualcosa, poi si può migliorare, ma fa parte, io penso, della vita, fa parte, okay. Io non la vedo come una cosa, il commerciante è normale, si lamenta, è logico che si lamenti, fa parte del quindi ecco, del per, quindi questa, per cui quando loro ci siamo rivisti, cercare, siamo andati col sindaco, ho invitato la commissione turistica, forse potevo invitare l'intero consiglio della commissione turistica, ahimè per problemi di lavoro, per impegni non è venuto nessuno, siamo andati io e il sindaco, la loro richiesta l'abbiamo ritoccata perché inizialmente i pullman era 40 e 60, i pullman fino a 32 posti 40 euro in alta stagione, e 60 gli altri, l'abbiamo ridotta a 30 e a 50, voglio dire sono cifre. Poi l'impegno che io lo sto mettendo ad esempio sul Tinder Festival, allora là mi sto quindi spendendo, quindi l'attenzione anche Tinder Festival si sta lavorando, si sta lavorando anche con il direttore artistico Anna Ricciardi,
stiamo stringendo degli accordi soprattutto con Taormina Festival, quindi probabilmente ci gireranno parecchi lavori, non voglio preannunciare ancora i lavori, vi posso dire che in una serata dell'Indigeno ci sarà Carmen Consoli a Tindari, in un'altra serata ci sarà Antonello Venditti, si sta lavorando, questo speriamo secondo che me ciò sia vero e quindi... Rilanceremo con l'Università di Torino, si è fatto già l'anno scorso una campagna scavi con gli studenti, questo è importante pure, e anche quest'anno pare che sia riconfermata, saranno qui 20-25 giorni, ci stiamo impegnando, non voglio sognare, ma abbiamo due progetti importanti su Tindari inseriti nel Patto del Sud, uno per il parco archeologico di circa 5 milioni di euro e uno di circa 2 milioni di euro per il teatro greco con il rifacimento dei camerini, della segnaletica, dei bagni, cioè voglio dire Tindari, poi sono d'accordissimo che oggi anche a Tindari sarebbe il momento di fare un restyling, per mattonare la piazza Quasimodo sarebbe bello, cioè rivestirla, trovare delle strade alternative, perché obiettivamente io domenica sono stato a Tindari, era un fatto un pochino eccezionale perché c'era una riunione dei sri lankesi regionale, perché loro sono molto devoti alla Madonna Nera, hanno anche loro una Madonna Nera e sono molto devoti alla Madonna Nera del Tindari, ma vi posso dire che ci sono stati 30 autobus, solo autobus, io sono stato buona parte della mattinata là, credimi, non è facile gestire una novità fra l'altro, perché poi per quanto riguarda, poi c'è stata una polemica che mi dispiace profondamente con dei disabili, ma è veramente speculare un po' su queste cose che si è verificata nei giorni scorsi. L'ideale, io da amministratore mi impegnerò affinché si faccia possibilmente una navetta solo per i disabili, questo si può fare, ma già noi li facciamo salire con le macchine a Tindari e credete, in piazza Quasimodo quando c'è parecchia gente che salgano macchine sono dei problemi alla viabilità, alla circolazione, non di poco. Bene, cari telespettatori, come avete potuto notare, ecco, la discussione, diceva Franco Vittore, la problematica. L'importante è che se ne parla. E come potete notare, al di là di quello che generalmente succede in Consiglio Comunale, qua si discute, forse sarà la televisione, sarà altro. Ecco, queste sono discussioni veramente importanti dove si cerca, non solo chiacchiere, ma di fare qualcosa di positivo verso questa città che ricordiamo. L'interesse di tutti è quella di farla ritornare nuovamente ad essere il centro pulsante per tutto il comprensorio. E purtroppo oggi, onestamente bisogna dirlo, siamo in declino. Ecco, in conclusione velocemente... Io volevo dire soltanto una cosa che ho sentito a proposito del Costantino Amato, dire che forse sarebbe auspicabile evitare i parcheggi a pagamento, soprattutto nelle due piazze. E io questo ritengo che sia necessario, proprio perché... per evitare che sempre meno gente ci vada, anche solo a fermarsi e prendere un caffè, almeno quella zona preserviamola dal parcheggio a pagamento. Velocemente Filippo, e poi diamo la parola. Il 30 ci sarà il Consiglio Comunale, una notizia, possiamo darla sicuramente. Oggi in conferenza di capigruppo tutta una serie di punti sono anche, diciamo, in tal senso, sono stati inseriti e saranno trattati in sede istituzionale. Non che questa sia, diciamo, venga meno alla sede istituzionale, cioè sia di minore importanza. Però, signor Fer, noi ci confrontiamo sempre. Mi preme sottolineare questo, che quando noi sui social o qui in trasmissione da lei vediamo che ci sono commercianti, vecchi amministratori, illustri tra l'altro, come il professore Pittari, che ripeto, e adesso Achille potrebbe rispondermi perché non partecipano alla BIT, cioè Patti non va da quando c'era Pittari, e questa è storia, ed è importante. Però, dico, noi poi ci confrontiamo, cioè loro, che ben vengano queste proposte, questi dibattiti che lei incentiva anche qua nel suo studio, perché poi noi ci sentiamo chiamati in causa e siamo incalzati. L'opposizione a volte sembra che ci scontriamo, magari Achille adesso quando usciremo mi dirà, ma potevi un attimino trattarmi meglio, no, l'opposizione secondo me, caro Achille, tu hai fatto il consiglio d'opposizione, ma non è una battuta, ha il compito di incalzare, di dare di stimolare l'amministrazione, perché è questo, per fare battute poi di carattere politico. La conclusione all'assessore. Prego, assessore, in sintesi, brevemente anche tu. Sì, sarò brevissimo. Voglio dire che è normale, la collaborazione, il dialogo deve essere alla base, nel rispetto dei ruoli. Poi io oggi sono un amministratore rispetto a un consigliere di opposizione, ma guai a non dialogare, guai a non provare a trovare soluzioni insieme. Un esempio è stato questa, alla scoperta di Adelasia del Vasto, che abbiamo organizzato. Natalia si è spesa parecchio perché ha fatto da tramite con l'associazione Federico II
legata alla presidenza della Regione Siciliana, l'amministrazione l'ha subito sposata e devo dire abbiamo avuto, ma in questo anche da solo amministratore, io devo dire in questi pochi mesi di amministrazione c'è un humus a parte di associazione, certo, di voglia, e in questa iniziativa che abbiamo portato avanti, Natalia può riconoscere anche lei, c'è stato un coinvolgimento veramente di quasi tutte le associazioni, delle scuole, voglio dire sicuramente il collaborare poi nel rispetto dei ruoli, perfetto, ognuno di noi poi ha il in proprio carattere, il proprio, super. Sui passeggi a pagamento un flash. Sì. Io il posteggio a pagamento, ragazzi, non lo vedo come una ghigliottina o come un modo per fare cassa. Io lo vedo un modo intelligente per dare anche ordine. Perché se io arrivo a Patti, e capita perché soprattutto la mattina arriva tanta gente da fuori, oggi che c'è anche l'agenzia alle entrate, il comune, e per trovare un posteggio devo fare 27 giri, non è bello. Quindi o si riesce a far funzionare in modo... e non è facile il disco orario, oppure sì, voglio dire rispetto alla gestione, una gestione in house del servizio di posteggio a pagamento, quindi col buon senso, senza incalzare, senza cercare la multa, si potrebbe anche fare, a cifre, soprattutto gli orari mattutini nelle due piazze, il pomeriggio si potrebbe, a Patti Marina secondo me, io capisco che andrò contro a molti operatori commerciali, ma anche là è una questione secondo me di buonsenso, perché non può essere che c'è gente che posteggia ad agosto a Patti Marina la mattina e possibilmente leva la sera o la tiene tutta la settimana, perché allora là non funziona. Assessore, in super conclusione, puoi promettere quando ci sarà il ritorno del mercato velocemente? Io, puoi dare qualche indicazione, un mese, due dico, mesi, cinque mesi? Che ci stiamo lavorando, io mi auguro in tempi ragionevoli che dopo la stagione estiva si potrebbe partire con il mercato. Dopo la stagione estiva, quindi nei mesi autunnali si potrebbe... Facciamo questo esperimento, già, abbiamo, ecco, il trasferimento del mercato, mettiamo il nodo. Bene, grazie, con questa precisazione da parte dell'assessore allo sport e al turismo termina la nostra consueta trasmissione. Ringrazio naturalmente Natalia Cimino, Filippo Rivoli, l'assessore allo sport, grazie. E grazie a voi, cari telespettatori, che ci seguite sempre con maggiore attenzione. Buonasera. 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 Il nostro pane si basa